presentiamo il progetto della Guaira Revo. L'idea era creare una macchina che fosse un degno successore della Guaira R, questa macchina che ci ha regalato veramente tante soddisfazioni, che ha regalato soprattutto tante soddisfazioni e sta regalando ai clienti negli eventi Arte in Pista. Questo ovviamente senza perdere vista quello che sono i nostri valori, ovvero noi sempre lavoriamo per migliorare la ricerca, incorporando anche dei nuovi materiali. Abbiamo cercato di fare una macchina che, per quanto la parola bella sia una parola un po' un'interpretazione soggettiva, fosse una vettura armonica nelle linee, una vettura comunque con un forte carattere, che fosse veramente un discendente di una vettura che al momento ha riscosso un successo veramente impressionante come la Guaira R. Difficilmente io parlo di successo quando parlo delle nostre vetture, quando parlo della nostra compagnia, ma questa volta, diciamo, voglio utilizzare questo termine, perché la Guaira R è stata una macchina che veramente ha dato dei risultati incredibili, ha regalato delle emozioni, sta regalando delle emozioni incredibili in questo che inizia adesso il terzo anno degli eventi Arte in Pista. Dopo più di 3 anni di test e 2 anni di Arte in Pista, siamo riusciti a raccogliere tante informazioni e a portare anche tutti questi nuovi materiali su questo nuovo e affascinante progetto. L'abbiamo immaginata più lunga perché, se ricordiamo, le macchine della fine degli anni 60, inizio anni 70, che correvano alle mani, i prototipi, erano macchine molto aerodinamiche e più lunghe, questo le consentiva anche di avere dei carichi aerodinamici superiori. Oggi, con i mezzi che abbiamo a disposizione per studiare l'aerodinamica del veicolo, ovviamente è molto più semplice fare questi sviluppi. E quindi, lavorando, abbiamo raggiunto quasi un 50% in più di downforce, che è molto importante per una vettura che comunque viaggia alta da terra, per sfruttare meno il carico che arriva appunto dal fondo. La parte meccanica, abbiamo rivisto le sospensioni, abbiamo anche aumentato la potenza del motore con oltre 50 cavalli in più, migliorata anche la coppia e anche il numero dei giri, quindi il motore canterà ancora di più. Per raggiungere questi risultati, per migliorare le performance, per migliorare l'estetica, c'è tanto lavoro nostro, sia da tutto il team della Pagani che di tutti i nostri partner. Fra questa ispirazione delle macchine degli anni 60-70 a tutta l'ispirazione che ci dà il mondo del racing quotidianamente e alla creatività del nostro team, questo ha consentito di fare la Guaira Revo.